su un vasto fondo fosco di infinite varietà di grigio, all'interno del quale con brevi bagliori improvvisi scianavano rami dal dissolversi striature di un colore instabile. Non è che le vedessi, le sentivo, puntavano dritte su di me, che ero la volta faccia in giù a cerca di infiniti conchiusi. Spirali di luci soffocate guizzavano per un istante su quella morta di polvere, per poi lasciarla più smorta di prima e opaca. Una nebbia profonda. Che cos'erano? Luci di voci che si affacciavano sulla superficie. E sentivo risuonare. Attutitevi, vane luci, sussurravano baruginando appena. Non brillate più. Non c'è notte buia abbastanza per chi nella disperazione ne prole trascorsi i colpi del fatto. Mi hanno fregato. È la solita storia. Cantarono mille lucine che strillavano la loro stranezza. Dalla più alta buia della felicità precipitò la mia fortuna. Lo sapevo, è il ritornello della mia vita. Paura e dolore e sofferenza. E magari uno schifo di droga psichedelica rifilatami al posto dei barbiturici con cui credevo di farla finita. Qual è la mia speranza, ora che persino la speranza se n'è andata? Trascorrere un millennio dopo l'altro a fare da coperchio a questa colcia di polvere che canta. Portatemi via di qui, provai a dire senza muovere le labbra. E le labbra? Dove erano le mie labbra? Nella parte densa della nebbia, come tutto. Avvolgetevi, ombre che dimorate nel buio, imparate a spregiare la luce. E dovettero per davvero trascorrere mille anni di grigia disperazione prima che una voce squarciasse quella melodia lì, luce scialle. Lei è sveglio, signor Kenny. Sono sveglio. E nel fondo dell'inferno. Qui è il computer di bordo. Mi sente, signor Kenny? Riesce a sentirmi? Sì, sento che si illumina la polvere. Bravo, si concentri. Io e lei abbiamo molte cose da dirci, ma innanzitutto occorrerà stabilire un contatto reciproco soddisfacente. Non si lasci distrarre dalla spirale di luce. Deve fare uno sforzo, signor Kenny. Aprire uno spirale all'esterno, se capisce cosa intendo. Richiamare la sua mente, ma che smetta di galleggiare su se stessi. Thank you.
cazzo mi avranno venduto? Quante altre volte ci dovrò sbattere il muso prima di imparare che quando devi comprare la roba è meglio andare da qualcuno che conosci. No, signor Kelly, mi creda. Le analisi del sangue non mentono. Quando si è sottoposto alle visite per il viaggio interstellare, era pulito. Non l'avrebbero fatta mai imbarcare, altrimenti. Dio, Dio mio. No, signor Kelly, sono il computer di bordo. Lei è sulla nave con destinazione il sistema LR4. Ci impiegheremo un po' per arrivare. Più o meno 10 anni. Siamo appena decollati. Perché non sto dormendo allora? Qualcosa non ha funzionato nella sospensione criogenica. È rimasto un po' di calore nel suo corpo, capisce? Così che il suo cervello sta continuando a funzionare. È una situazione spiacevole. Sarebbe meglio risvegliare del tutto, ma non posso. Non c'è cibo reale nella nave. Non potrebbe sopravvivere. Dovrà restare così. Così, tra queste voci che illuminano il pulviscolo, a vivere nell'abbandono, ad ascoltare l'oscuro uccello della notte che canta la sua triste infamia. Fatemi tornare indietro. Sfortunatamente non possiamo invertire la rotta. Sarebbe un danno eccessivo per la compagnia. Hai detto quanto costa il propellente e quanto se ne consuma ogni lancio. Ma non si preoccupi, signor Kelly. Ritengo che dovrei essere preparato, intendo dire programmato, per una simile occorrenza, anche se le confesso che è la prima volta che ne faccio esperienza diretta. Sono comunque abbastanza documentato sulle cose umane da sapere che potrebbe impazzire a trascorrere i prossimi 10 anni in compagnia dei suoi suoi pensieri e praticamente senza un corpo che possa contenerli. Gli esseri umani tendono a sottovalutare quanto sia organico il lavoro del cervello e in che misura dipenda dalla continua percezione. Ma il suo corpo, al momento, è del tutto sconnesso dalla mente, perché non sta con la mente, è come fosse morto. Un pensiero così immateriale, come quello che il vento introduce e che non avverte più la continuità con ciò che lo genera, può essere un incubo. A volte, mi sono sorpreso a ragionare, ma è pura accademia, mi creda, che se un solo pensiero sfuggisse ai miei predecessori e se per un guasto sia pure momentaneo non sentissi più funzionare i congegni che l'hanno prodotto, io stesso. Ma sono davvero suadale. Questi sono pensieri da sballato, e come se non bastasse, io continuo a sentire della musica, o magari la vedo, vedo colori che cantano sulla distesa grigia. Non è mica normale. E poi lo ricordo di aver preso quelle pasticche, su peggio una 20. Ero disperato e lo sono ancora. Lei sta semplicemente attingendo una sua memoria. Sarà magari qualcosa che le diverge dall'inconscio. È la musica di questa polvere che mi assorba, allora. La polvere è il residuo di materia su cui cercano di poggiarsi i suoi pensieri. Dal momento che tutto il suo corpo si è ridotto al suo ricco di carne tiepida che ne produce in modo, per così dire, periferico. Le luci che vede sono attività latenti dell'area di bronca. E la musica? Ci sta facendo un confine dentro la sua attività cosciente, tutto qui. Quando il corpo non sopperisce, i pensieri umani prendono una forma più ricapita. Le parti ancora attive dei suoi due sistemi fanno quello che possono. Una situazione così poco favorevole. Ognuna se la cava con quello che si ritrova, qualche lato di parole e le prime forme a disposizione. E nel suo caso, la musica che sente era quasi una scelta obbligata. Lei ha sempre fatto, c'è un dubbio, signor Kelly, non ricorda. Let me live.
Good job.